Oggi emergono le voci di tante donne che sono impegnate, che magari hanno avuto un percorso anche di successo, ma poi il successo, diciamo, la visione personale e anche poi i fondi, insomma, i soldi che hanno ottenuto con il loro lavoro lo mettono al servizio invece di progetti sociali e socioeducativi. La persona che tu hai scelto è Beatrice Baldaccini. Chi è? È un'imprenditrice forlignata e rappresentante di una delle realtà industriali più importanti dell'Umbria, ovvero l'Umbra Group, che è un'azienda che lavora nel settore spaziale, aerospaziale, conta circa 700 dipendenti in tutto il mondo, ha delle sedi anche in America e in Germania. Lei all'interno dell'azienda si occupa delle risorse umane, a capo delle risorse umane. Ma all'interno dell'azienda stessa è stata creata una fondazione, la Fondazione Walter Baldaccini, che prende il nome del capofamiglia di Walter Baldaccini, appunto, che ora non c'è più, e si occupa, come dicevi anche te, di progetti umanitari, socio-educativi e di ricerca non solo sul territorio, ma anche in tutto il mondo. E quindi la vogliamo sentire, sempre intervistata da voi, Beatrice Baldaccini, ascoltiamo. Il mio osservatorio in questo momento, durante un momento chiaramente di crisi a livello mondiale, di pandemia, è quello chiaramente di mantenere l'equilibrio. Sono nei momenti di, alle volte anche di profonda stanchezza, no? Di fronte all'incertezza. Però se uno ha in primis dei valori santi, per cui sai che nella vita ci sono dei momenti di crisi e tutti ce l'abbiamo, e che comunque le crisi passeranno, questo ti dà una prospettiva verso il futuro e non ti fa cadere nel circolo della negatività. La donna è capace di saper fare questo perché ha una forza alle volte che va al di là veramente di quella che può essere la normalità. Certo, non possiamo pensare che la donna ce la fa da sola, la donna mamma che è in famiglia, la donna al lavoro, cioè dobbiamo farci forza insieme, ma è importante che anche gli uomini sostengano le donne. Io immagino un mondo in cui la nuova generazione possano dire che hanno l'accesso alle stesse opportunità che hanno gli uomini.